Buonasera, io sono lieto di porgere il saluto della Fondazione Corriere della Sera e il caloroso ringraziamento alla signora Lidia Maximovics e all'amico direttore eh, Ferruccio De Bortoli per essere qui questa sera a presentare in occasione del Giorno della Memoria questo eccezionale libro della signora Lidia Maximovic. Un libro, noi siamo come Fondazione Corriere, eh, da sempre eh, celebriamo il giorno della memoria. La parola celebrare forse non è neppure la parola adatta. Il giorno della memoria non è... Un fatto della storia qualsiasi, non è un colossal dell'orrore che così si descrive e si ricorda. Il giorno della memoria è quello che si dice, si presenta, si discute in questo giorno, non è un rito, è qualcosa che rinnova un impegno, impone, chiede a tutti noi di imporci la massima attenzione e credo che un motivo che ricorre nel libro che presentiamo è proprio questo, coltivate la memoria, raccontate di padre in figlio, di padre in figlio nei decenni, nei secoli a venire, quello che fu, quello che capitò, perché la memoria altrimenti si perde. E i fatti risorgono e in effetti l'autrice a un certo punto dice sembra incredibile assistere oggi al ritorno di ondate di antisemitismo in un altro punto ancora a proposito di un paese dell'ungheria ci dice raccontando come malamente viene ha avuto esperienza di veder raccontata la shoah in quel paese dice, vedete, a raccontare in questo modo poi rinascono i rigurgiti di antisemitismo. Antisemitismo che è la punta di diamante, il primo attacco dell'intolleranza, dell'odio, del razzismo. E questo lo dimostra benissimo l'autrice in questo libro. In questo libro che è scritto non da un'autrice ebrea, ma da una, da una signora, da una persona cattolica, profondamente cattolica, di famiglia cattolica, che si trova da ragazza eh, in una famiglia che partecipa alla Resistenza, e, e, e in Bielorussia, e con questo. Eh, dice eravamo tutti ebrei perché eravamo a fianco e fianco con gli ebrei e quindi la, diciamo il fatto etnico religioso quasi eh, scompare ecco questo, io credo che in queste impostazioni in queste parole nel eh, richiamo all'educazione eh, della memoria tema su cui tanto ritorna anche la nostra Liliana Segre e dico in questa educazione alla memoria, questo far capire che la Shoah non è una questione solo di un popolo, eh, del popolo ebreo, eh, ma è una questione che coinvolge tutte le persone, tutta l'umanità, nel farci capire di stare attenti ai piani inclinati, di non lasciare che vi siano qua e là germogli di questa orrenda pianta e poi accorgersi magari che si è andati troppo in là. E quindi direi che è una storia sotto questo profilo molto importante, esemplare. Non dobbiamo vergognarci, sì, uso questa parola perché mi sono sentito dire da qualcuno: ma basta con queste celebrazioni del giorno della memoria. Abbiamo capito, certo, eccetera. Ecco, io credo che eh, eh, ci dimostri l'importanza di ripetere, ci dimostri l'obbrobrio: lasciatemi dire, di vedere dei cittadini italiani. Che vestivano oggi quasi da gag e da sceneggiata eh, le luride, lacere divise degli internati e dei deportati a Auschwitz per identificarsi come vittime, perché non accettano di, eh, il cosiddetto eh, Green Pass e non accettano in sostanza di sottoporsi a una certificazione amministrativa e all'uso che sono. Questo è uno scempio, è un veramente atteggiamento vergognoso. Ma detto questo devo dire che il libro che presentiamo è importante sotto molti altri punti di vista. È importante perché non si forma a descrivere l'obbrobio qui. Visto da una bambina, di cosa veniva fatto ai bambini nei eh, campi di Stormigno. Che se nascevano lì, venivano affogati, come un tempo si faceva con i gattini nei secchi di acqua o subito uccisi. E se invece arrivavano già lì, erano di eh, qualche anno erano eh, in buona salute venivano usate per orrendi eh, sperimentazioni. Non c'è solo questo, ma c'è poi tutta la vicenda del dopo, della distruzione che eh, Auschwitz ha portato in famiglie, in rapporti in affetti familiari, distruggendo, eh, facendo scomparire eh, il rapporto familiare e, e nel caso dell'autrice poi con... Una storia incredibile che eh, si riannoda e la conduce a recuperare la famiglia, eh, diciamo, biologica che aveva, eh, di cui aveva perso le tracce, soprattutto della madre nel campo. E quindi è un affresco anche dello sradicamento dell'orrore che è arrivato, delle difficoltà che sono arrivate dopo in conseguenza. Di questo eh, della Shoah. Anche questo è un aspetto che molte volte non si, su cui non si riflette a fondo. E come non si riflette sul fatto che testimonia anche l'autrice del perché molte persone reduci per tanti anni non hanno voluto parlare, non hanno potuto parlare di quello che è capitato. Quindi devo dire è una testimonianza importantissima sotto molti profili. È naturalmente impressionante la consonanza anche appunto con Liliana Segre nell'epilogo. Dopo tutto quel che è passato non residua odio, residua però volontà di dire mai più, residua volontà di dire attenzione, residua volontà di dire no, state attenti ai piani inclinati, quando da poco si inizia poi si finisce eh, con una bulganece, infatti sempre più gravi. Ecco questo, devo dire, è un atteggiamento eh, molto importante e le parole del pontefice nella sua... Eh, presentazione che come si dice gioielisce e attribuisce ancora più valore al libro lo testimonia già si dice eh, l'autrice era una bambina io credo cara signora che siamo più o meno coetanei noi io sono nato a fine novembre 1939 quindi credo che siamo eh, più o meno coetanei e qualcuno può dire: ma come una bambina a 4-5 anni che ricordi ha, e sono bellissime le pagine in cui l'autrice dice sì, i ricordi ci sono. E a mano a mano che passa il tempo quando si subiscono queste cose da bambini e si affiorano come a volte quando si eh, sgela un, un ghiacciaio escono dal ghiacciaio oggetti eh, cose che erano disperse su un prato prima che si formasse la glaciazione questo è verissimo è un gioco della memoria non vorrei essere fare la parte del, eh, così, del eh, protagonista io, pure io, e volere rubare la cena. Ma eh, questa è una vicenda che eh, io capisco profondamente. Io alla sua età ero nascosto con mia madre, che era ebrea, in un paese in Italia vicino a Sant'Anna di Stazema dove ci fu un eccidio terribile. Ecco, mio padre... Eh, era latitante perché non voleva seguire i militari eh, fascisti e io mi ricordo il soldato dell'ASS che mi chiedeva dov'è tuo papà e mano a mano che mi passano gli anni con la bocchiaia ogni tanto si dipanano questi ricordi fucilati in piazza le donne che piangevano che gridavano io credo che il fanciullo che è con noi, la bambina che è stata sempre e che è l'autrice, in questo modo, con questa sua memoria, che con gli anni si articola, si, si, eh, diventa sistema, che continua a segnare una vita, compiono un'opera di grande civiltà. Non solo un racconto affascinante, ma una testimonianza preziosissima e soprattutto un monito attuale. Con questo concludo e non mi stanco di ripetermi. Amici, ascoltatori, attenzione, attenzione: ci sono rigurgiti di intolleranza, di odio, di antisemitismo. Stronchiamoli sul nascere Diciamo no. E la celebrazione del giorno della memoria sia un impegno di ciascuno di noi, perché questo no sia nei fatti e non solo nelle parole. Grazie, scusate la lunghezza di questo mio saluto e do la parola al direttore De Bortoli che conduce l'incontro. Grazie grazie, grazie al presidente Marchetti, grazie per la sua introduzione e anche per la sua personale testimonianze. E benvenuta Lidia Maximovic, grazie per la sua presenza, grazie per essere qui, e grazie per la sua testimonianza e per le risposte che darà alle mie domande. Questo è il libro che presentiamo, che è stato scritto con Paolo Rodari, che è il Vaticanista di Repubblica, il titolo è La bambina che non sapeva odiare, la mia testimonianza, edito da Solferino. Come ricordava il presidente Marchetti, c'è una bella prefazione di Papa Francesco. E allora c'è un episodio che probabilmente ricorderemo tutti, di Lidia che va a Roma, in piazza San Pietro, mostra il numero che ha tatuato sul braccio, 70072, e il Papa Baccia il braccio di Lidia. Ci può raccontare Lidia quell'incontro, l'emozione, che cosa vi siete detti? Per me è stata un'enorme emozione. Anche il fatto che mi sono trovata in questo luogo. All'inizio non era molto facile, devo dire, perché... Tutto è iniziato nella città di Cracovia, dove abito adesso e dove collaboro con il Museo Galizia di Cracovia, dove collaboro anche con le persone di origini ebraiche. E ci concentriamo sulle nostre testimonianze, giriamo e visitiamo le scuole per raccontare le nostre testimonianze. E Abbiamo incontrato anche un gruppo dei giovani italiani e anche a loro abbiamo cercato di raccontare le nostre esperienze. Così come abbiamo già sentito dire, è importante ricordare, è importante dire di no a tutti coloro che adesso vorrebbero, vorrebbero negare il mondo che è successo il mondo che ha dimostrato il suo volto 70 anni fa. Quindi io racconto le mie esperienze, la mia vita nel campo di Auschwitz. Io praticamente non riesco a dimenticare, per tutta la mia vita non sono mai riuscita a dimenticare le mie prime esperienze, i miei primi anni di vita. Ho anche questo numero tatuato sul braccio. E anche questo numero mi fa capire che io non posso stare in silenzio, non posso avvertire i giovani, i giovani nelle, loro, nelle cui mani c'è il futuro del nostro mondo, perché dai giovani dipende il mondo. I giovani devono opporsi devono far sì che tutto ciò che ha avuto luogo non si ripeta. E quindi quando mi incontro con i giovani dico a loro sempre ricordate, ricordate le nostre parole, ricordate ciò che è stato scritto anche tanti tanti anni fa dai deportati, dai sopravvissuti io sono stata lì come una piccola bambina quindi sicuramente ho visto la realtà del campo con gli occhi da bambino. Io non capivo perché mi sia trovata lì, non capivo niente, non conoscevo però un'altra vita. Ero piccolissima quando sono arrivata nel campo però prima anche le mie esperienze sono state molto dure perché con la mamma in Bielorussia abbiamo aderito ai partigiani perché il nostro villaggio era stato bruciato. Io ero una piccola partigiana capace di stare in silenzio per ore. Capace di non lamentarsi per ore la mamma mi ripeteva sempre: non devi piangere, non devi gridare, se altrimenti, se no, se fai qualcosa, ti sentiranno. I nostri nemici ti sentiranno. E questo ripeto molto spesso durante gli incontri con i giovani. Ho l'impressione che all'inizio facciano fatica a credermi. Quando assistono ai miei racconti, alla mia presentazione, vedo che rimangono increduli. Come un uomo ha potuto trattare un altro uomo in questo modo. E adesso, dopo tanti anni, questi ricordi sono impressi nella mia memoria. Sono adesso una signora anziana e naturalmente sono consapevole di sapere tante cose, ho scoperto tante cose, ho studiato molti ricordi, molte testimonianze. Mi ricordo anche i ricordi della mia mamma. La mia mamma mi diceva, sai, io al mattino quando mi sveglio, quando mi alzo, mi tocco il braccio e vedo questo numero, numero simile al mio. Il numero vicino al mio. E la mamma mi diceva: Guardo il mio numero, guardo il mio braccio e mi chiedo cosa ho fatto e come ho fatto a sopravvivere. E la stessa cosa vale per me. Comunque, la mia mamma per tutti questi anni ha creduto di riuscire a trovarmi. Purtroppo, è stato molto difficile. Sono passati tanti anni. La mia mamma ci credeva. La mia mamma ogni giorno, ogni notte pensava a me. Io però, come una bambina, una bambina che ha visto la morte attorno, la bambina che si è abituata alla morte. Quando devo dire che anche dopo la guerra, quando sentivo del decesso di qualcuno, di un vicino di casa, non ero neanche stupita. Anche nel campo, se qualcuno moriva, lo guardavamo e non piangevamo neanche. Siamo rimasti lì, siamo diventati duri, siamo diventati senza emozioni. E credo che oggi. È proprio il mio dovere, il mio obbligo di raccontare la mia vita. A volte faccio fatica, a volte sono stanca, sono, come ho detto prima, una persona anziana. E devo dire che anche a volte quando vado ad Auschwitz, dove sono organizzati gli incontri con i giovani, Spesso veramente faccio fatica, però so di dover partecipare a questi incontri perché so di essere una delle ultime testimoni, uno degli ultimi testimoni di questo orrore. Voglio parlare con i giovani perché dai giovani dipende il futuro. Noi adesso assistiamo a. Questa bestia che si rialza, nazionalismo, atti di odio, anche religioso, situazioni incredibili. Non si capisce neanche per quale motivo qualcuno possa reagire così, qualcuno possa non ascoltarci. Quindi questo è un grande male, perché vedo che ci sono le persone che non ricordano del passato, noi invece che siamo consapevoli del passato, noi i sopravvissuti, le persone che hanno visto la caduta dell'umanità, perché... Veramente, io mi sono trovata in un posto dove non c'era l'umanità, sia per i detenuti sia per i nostri boia. Quindi, grazie, gra sono molto grata al Papa Francesco, che con il suo gesto ha reso omaggio a tutti i bambini che in quelle circostanze della seconda guerra mondiale sono morti. Sono anche grata a Paolo Rodari, che con il proprio talento ha arricchito la mia testimonianza, il mio racconto. Senza di lui il mio libro sarebbe soltanto un racconto di un bambino che si era trovato in quel luogo, in quel momento. Sono molto grata a tutti che hanno contribuito alla nascita di questo libro, a Memoria Vita, al signor Faletti, che dopo aver ascoltato il mio racconto, i miei ricordi, le mie memorie nel Museo Galizia, ha deciso di diffondere queste informazioni soprattutto in Italia, in Italia dove la vita è migliore, dove le condizioni di vita sono veramente migliori ed erano migliori rispetto ai paesi oltre cortina di ferro. Forse qua qualcuno può anche non capire la mia mamma che non era in grado di trovarmi La mamma mi ha trovato grazie alla lettera alla lettera scritta dalla Croce Rossa. La mamma si, si è rivolta per anni alla Croce Rossa chiedendo le informazioni su Dima. L'unica cosa che la poteva aiutare era il mio numero tatuato sul braccio. Perché io dopo il campo, dopo la liberazione del campo mi sono trovato in una famiglia polacca, patriottica, cattolica. Grazie a loro sono diventata una persona che sono adesso. Sono stata battezzata. Grazie a loro. Sono, sono, eh, quando frequentavo le lezioni di religione, il prete mi chiedeva, ha chiesto alla mia mamma, ma la bambina era stata battezzata, può fare la comunione? Non, non lo sapevamo e quindi i miei nuovi genitori hanno deciso di battezzarmi. E poi ho fatto la prima comunione, nel mio libro c'è anche la foto di questo giorno. Adesso la prima comunione è una giornata veramente molto solenne, nel passato non era così, però io mi ricordo, mi ricordo questo momento, mi ricordo questo vestito bianco, mi ricordo le mie scarpette bianche, le cose che nel campo di concentramento erano, le co erano soltanto il massimo dei desideri. Com'era la vita nel campo? Nel, nostro, nel campo di concentramento, noi mangiavamo la brodaglia acquosa con un po' di buccia di patate o di altre verdure, perché ovviamente la cucina preparava altri piatti per il personale del campo. Quindi di nuovo, grazie a tutti per il vostro interessamento perché sono assolutamente consapevole e sono sicura che questa, questa opera deve rimanere, deve essere impressa nella memoria di tutti. Noi tutti dobbiamo ricordare ciò che è avvenuto per non permettere che queste cose si ripetano. Grazie, grazie a tutti. Grazie per il fatto che vi siete interessati di questo tema, perché il tema del bambino in un campo di concentramento era lasciato un po' da parte, perché naturalmente dopo la liberazione del campo c'erano tantissimi sopravvissuti, tanti sopravvissuti adulti, quindi più in grado di raccontare il loro passato. Io ero una bambina, una bambina piccolissima che accettava ciò che succedeva accanto a lei. Il titolo, la bambina che non sapeva odiare, io non sapevo odiare, non conoscevo queste emozioni, però non sapevo neanche di poter essere amata o di poter amare. Io accettavo tutto ciò che mi capitava. Ma forse grazie a questo sono riuscita a sopravvivere. E anche la Previdenza Divina sicuramente ha guardato nella mia direzione, mi ha aiutato, mi ha aiutato a sopravvivere, ne sono certa. E comunque avevo la voglia di sopravvivere. Bene, grazie, grazie signora Maximovic per questa testimonianza, per come lei racconta la sua esperienza. E lei ha passato nel, nel campo di Auschwitz 18 mesi, poi come ha raccontato è stata adottata da una famiglia polacca e poi dopo 17 anni ha riabbracciato la madre che aveva perso mentre era ad Auschwitz. Nel suo racconto ci sono altri bambini che avevano più o meno la sua stessa età. E poi c'è questo terrore della presenza di Mengele e del fatto che facesse degli esperimenti sui bambini. E c'è un passaggio veramente drammatico del suo libro nel quale si trova di fronte agli stivali del dottor Mengele. Descrive il terrore, descrive la paura, descrive quel, quell'inferno, questo abisso dell'umanità. Ecco, ci vuole raccontare alcuni di quei momenti e soprattutto quell'incontro con il dottor Mengele? Io Posso raccontare dell'incontro con Mengele perché praticamente io mi nascondeva, tutti i bambini si nascondevano e quando arrivavano le SS loro cercavano di portarci, di prelevarci e ci portavano da lui. Noi non sapevamo cosa succedesse, noi vedevamo soltanto i risultati dei suoi esperimenti. I bambini, quelli che riuscivano a sopravvivere, a tornare nella baracca. Per tanti giorni stavamo, stavamo con una febbre molto alta, molto alta. Eh, eravamo pallidissimi dopo tutti i prelievi del sangue, però purtroppo la nostra capo non, non ci faceva casa, ci costringeva ad alzarci perché questo era ordine, dovevamo partecipare all'appello ogni giorno e quelli che erano morti erano cancellati dal registro e i corpi erano buttati sul carrello verso i crematori. Quindi io non posso raccontare questa esperienza, questo ricordo diretto dell'incontro con Mengele. Comunque è importante che sia stata trovata la lista, il registro. E adesso gli studiosi del museo di Auschwitz possono studiare questa, questa, questo registro, registro che, registri che sono stati messi a disposizione con, con, Jelzen, con il governo di Yeltsin. Quindi, questo registro è stato ritrovato: registro con i cognomi, con i nomi dei bambini, i bambini che erano vittime degli esperimenti. Era il registro del SS. Quindi, qua si vede il mio numero, il numero tatuato sul mio braccio e il mio nome russo. Un altro momento emozionante era il momento quando ho ricevuto la notizia da Hamburgo che la mia mamma era viva. Io ero sicura che era morta, perché lei per me. Non esisteva più. Io avevo un'identità nuova, avevo un nome, avevo un cognome nuovo, la data di nascita, il luogo di nascita registrati. Io non sapevo niente del mio passato, non me lo ricordavo. Quindi, grazie ai miei genitori che hanno sacrificato la propria vita per me, per crescermi, io sono molto grata ai miei genitori. Loro quando mi hanno prelevati hanno visto uno scheletrino con i geloni sui piedi, secrezioni negli occhi, il corpo pieno di pustole, con i pidocchi, con diarrea. Loro veramente hanno fatto tantissimo per me. Loro mi hanno salvata erano persone semplici, non sapevano anche come prendersi cura di me, però chiamavano ogni giorno il dottore e questo medico faceva vedere allora come prendersi cura di me. Quando hanno liberato il campo, i bambini hanno cominciato a mangiare tutto, quando hanno visto finalmente il cibo e anche questi bambini sono morti, sono morti perché si sono messi a mangiare troppo. Quindi non era facile prendersi cura dei bambini sopravvissuti. Poi sono passati mesi, però io mi ricordavo sempre del campo. Io come giocavo con i miei coetanei? Io chiamavo i miei amici e li disponevo in fila e facevo l'appello, come se fossimo in campo. Perché io non conoscevo altri giochi, io non conoscevo altre emozioni. Io nel campo di concentramento ho dovuto lottare da sola per la mia sopravvivenza. E grazie alla previdenza divina, grazie alla mia forza di sopravvivere sono riuscita e grazie anche alla mia mamma biologica che mi portava il cibo. Io poi non mi ricordavo più il suo viso perché non lo vedevo, però mi ricordavo le sue mani. Ovviamente mangiavo tutto ciò che lei mi portava. Lei si nascondeva, veniva dalla propria baracca nella mia baracca per portarmi da mangiare. Non tutti i bambini avevano questa possibilità, non tutte, tutti i bambini avevano la mamma. Un altro problema, il tifo. Il tifo portato dai pidocchi. Tantissimi bambini, tantissime persone sono morte per questa malattia. Come era la nostra bar baracca? La baracca era piena di bambini, piena di ripieni di legno sui quali dormivamo e basta. Non avevamo il bagno, non avevamo l'acqua corrente, non potevamo lavarci. Ci mettevano sui vasini, sui vasi sui quali dovevamo stare per ore. Non c'era nessuno che ci poteva lavare, non c'era nessuno che ci poteva pulire. Oggi è difficile crederci, difficile immaginarci una situazione del genere. Per questo motivo dobbiamo ricordare, dobbiamo parlarne, dobbiamo raccontare la realtà di quell'epoca di quel luogo. Grazie. E questo è il mio richiamo, il mio appello ai giovani, ai giovani che hanno il futuro nelle proprie mani. Opponetevi, non permettete che si ripeta una situazione del genere. Lei, signora Lidia, ha avuto poi due mamme. La mamma che l'ha adottata. E poi dopo 17 anni ha potuto riabbracciare la sua mamma biologica. Ci racconta un po' questa poi condizione delle due mamme che si sono ritrovate, di questa, questo passaggio di testimone, insomma. È lei che deve alla famiglia che l'ha adottata, che tra l'altro, se non sbaglio. Era di Oswiecim, cioè di Auschwitz. Ecco come, come, come fu, diciamo, come fu per esempio l'incontro tra le due mamme. All'inizio, quando si sono incontrate, si sono guardate, io ero in mezzo. Ed ero, devo dire, un po' spaventata all'inizio. Anche. Non, perché devo dire che non capivo anche perché la mia mamma ci aveva messo così tanto a trovarmi. La mia mamma eh, ha partecipato alla marcia della morte, è arrivata a Ravensburger. La mamma dopo la guerra pesava 37 kg con l'altezza di 1,74 m. La mamma mi ha detto, guarda, era una cosa terribile, forse più terribile di Auschwitz stesso, questa marcia della morte. Io ho chiesto, ma tu mamma, come, come hai fatto? E lei mi ha risposto, non chiedermi, è importante che sono viva. Poi le mamme, le mamme si sono incontrate. E la mia mamma polacca mi ha detto: Io sono entrata in questo campo, ho visto questa bambina piccolina, questa bambina, questo scheletrino pieno di pustole, piena di sporcizia. E come potevo non aiutarla, non salvarla? Ho fatto di tutto perché potesse vivere normalmente. Per questo sul mio libro ho messo la foto, la mia foto nel vestito tradizionale polacco di Cracovia, una bella foto. Però anche su questa foto vedete la tristezza nei miei occhi, perché la mia infanzia era molto triste comunque. Lei scrive, Lidia, che i bambini hanno una forza straordinaria che sono degli adulti in corpi di bambini, insomma. È una forza della vita, è una voglia di resistere, insomma, che lei ha visto anche negli occhi degli altri bambini ad Auschwitz. Sì, certo. Naturalmente con noi c'erano anche i bambini ebrei, i bambini provenienti da diversi paesi. Perché anche nei trasporti, ad esempio, dall'Ungheria, dalla Jugoslavia, dall dall arrivavano i bambini. Noi non parlavamo fra di noi, noi usavamo il gergo per avvertirci. Se, ad esempio, arrivava la capo, noi avvertivamo i compagni oppure quando arrivava il dottor Mengele con la propria equip. Noi in questo momento capivamo, tutti i bambini capivano di doversi nascondere. Lì, alcuni cosa facevano? Si mettevano le manine sopra gli occhi sperando di non essere visti, ma non sempre era possibile. Lei era luda e poi è diventata Lidia. E poi ha scelto di chiamarsi Lidia. Giusto. Sì, esatto. Io, a me. A me non piaceva dire il vero questo nome, Lidia. Mi piaceva Kalinka, era il nome bellissimo per me, però la mia. Mamma mi ha detto di no. Poi volevo anche cancellare il numero tatuato. Nessun altro bambino, nessun'altra ragazza aveva questo numero sul braccio. Io a volte mi sentivo anche colpevole di essere stata rinchiusa. Forse era colpa mia, mi chiedevo. Ma la mia mamma polacca mi ha detto no, tu non lo puoi fare perché un giorno darai la testimonianza. E aveva ragione. Poi, quando ho cominciato a collaborare con la Fondazione, quando ho cominciato a parlare del passato, raccontare il passato, ho capito che si trattava del mio obbligo, era il mio dovere. E il numero era come un simbolo: non nessuno altro, né a scuola né tra i miei amici, aveva un numero tatuato, però lo... Ho deciso di volerlo, ho deciso di tenerlo. Forse ero diversa, però, però era importante ricordare. E anche adesso devo dire che il mio comportamento, a volte il mio approccio è diverso rispetto ai miei coetanei che non avevano vissuto questo orrore. Quando devo fare qualcosa cerco di raggiungere il risultato anche se devo ginocchiarmi cerco di raggiungere sempre il risultato quindi forse sono le esperienze del campo eh, che hanno portato anche i lati positivi se vogliamo ma comunque che mi hanno formata per tutta la vita Lidia le faccio un'ultima domanda e il libro si intitola la sua testimonianza è... La ringraziamo per le sue parole e per come è riuscita a farci immaginare quell'inferno dell'umanità. Il titolo del suo libro è La bambina che non sapeva odiare. Si può perdonare poi dopo tanti anni? Devo dire sinceramente... Che adesso vedo tutto con altri occhi, anche guardando tutto ciò che succede attorno a me, le cose belle e le cose brutte. In Germania è stata istituita Fondazione Maximilian Kolbe, sappiamo molto bene. Chi era? Era È il mio patrono, io lo vedo così. Quando faccio le preghiere mi rivolgo anche a lui, mi rivolgo anche a Giovanni Paolo II. E là dove abito adesso, non soltanto nella città di Oświęcim, ma anche nei dintorni, ho aiutato i miei genitori a costruire la casa... Sperava, speravano di avere una casa. È una casa che è praticamente sul confine del campo. E gli abitanti di Oshvincim, quando il campo è stato liberato, sono arrivati di corsa, sapevano che là succedevano delle cose orribili, però nessuno si aspettava di vedere i bambini. Poi sono stati chiamati dal prete della città e hanno preso gli orfani per crescerli a casa loro, quindi tutto ciò che racconto forse non sarà capito da tutti perché le persone sono diverse, ma spero che la maggior parte capirà, soprattutto coloro che hanno bambini piccoli, guardate il vostro figlio magari di 2, 3, 4 anni. Come facevano i piccolissimi a sopravvivere in questo inferno? Allora, grazie a Lidia Maximovic, grazie anche a Paolo Rodari che ha scritto con lei questo libro, che è, ricordo alla prefazione di Papa Francesco, la bambina che non sapeva odiare la mia testimonianza eh, solferino, e grazie perché. Questo suo racconto, queste sue parole, questo suo amore, questa sua passione per la vita, per la memoria, ci sono particolarmente utili e sono gemme preziose per capire il significato di una memoria attiva che ha rispetto per le persone, che difende la dignità delle persone e che rappresenta una sorta di vaccino della storia. Allora, grazie ancora Lidia, grazie per la sua testimonianza, grazie di essere qua a Milano e grazie di aver eh, risposto alle mie domande, e grazie anche da parte di tutti coloro, penso tanti, che ci hanno seguito. Buonasera. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla nascita di questo libro. Adesso che il libro è uscito sono felicissima che tutto il mondo saprà la verità. So che il libro sarà tradotto in diverse lingue. Ci sono dei luoghi dove la gente non si rende conto di tutto ciò che aveva luogo nell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nei campi di concentramento, non soltanto Auschwitz-Birkenau, ma tutti i campi dove la gente stava e moriva nelle condizioni atroci. Ad esempio, il campo dei bambini nella città di Łódź in Polonia che si trovava all'interno del ghetto. La gente non sapeva dell'esistenza di questo campo dei bambini, anche polacchi. E con ciò vorrei concludere, con, questo, con il mio ringraziamento vorrei concludere la mia presenza, la mia testimonianza. Sono felicissima che finalmente si parla anche dei bambini e della loro vita. Sono passati tanti anni. Si è sempre parlato e abbiamo sempre ascoltato le testimonianze degli adulti, ma non si guardava tanto i bambini. E invece ad Auschwitz-Birkenau sono morti più di 200.000 bambini, veramente tanti. Grazie Lida. Buonasera a tutti.